Da allenatore ha passato, da giocatore ha vinto un titolo italiano juniores, che ben ricordi. Giocatore, titolo juniores. Da allenatore già eri già allenatore quell'anno là. E poi ha vinto due scudetti assoluti, una FIBA Cup, una Coppa LNP, una Coppa Italia LNP, e è salito pian piano, ha fatto l'assistente, è diventato capo allenatore e ha creato quel meraviglioso esempio, l'unica insieme a Sassari a rompere quella che è stato l'alternarsi di Siena e Milano negli ultimi anni, con grande successo direi. È uno dei componenti attivi dell'USAP e credo che oggi ha accettato con entusiasmo, è stata la prima scelta che abbiamo fatto nel clinic, ci ha dato subito disponibilità e proporrà il suo argomento che penso possa essere molto molto interessante per tutti quanti noi. Walter De Raffaele. Grazie, buongiorno, troppo buono Roberto. Sì, allora stamattina ho pensato di parlare di come occupare un po' gli spazi sulla metà campo, naturalmente offensiva, perché credo che una delle cose più importanti che abbiamo rilevato, specialmente dopo 24 secondi, l'accelerarsi di tutte le azioni, sia il fatto di avere la necessità di attaccare l'area in uno contro uno, che sia con la palla in pivot basso, che sia in situazioni di penetrazione di uno contro uno, soprattutto magari in situazioni a giochi rotti, dove la capacità proprio di battere il proprio avversario sta facendo la differenza nel poi costruire dei vantaggi per la propria squadra. Quindi in quest'ottica proprio l'occupazione degli spazi, che siano nel pivot basso, che sia in situazioni di penetrazione, derivante da semplicemente dal battere il proprio giocatore uno contro uno, ma anche da situazioni di pick and roll, credo che siano tre elementi che poi portano ad occupare gli spazi nel campo. E quello che ha portato la mia attenzione in questi ultimi anni è dare una codifica o diciamo dei punti di riferimento ai propri compagni nel momento in cui si verificano una di queste tre situazioni, ovvero che cosa succede dopo che c'è una penetrazione da un pick and roll, che cosa succede e come si collabora quando la palla è in pivot basso, ma soprattutto come si collabora e dove sono posizionati i propri compagni quando c'è una situazione di penetrazione, che sia una penetrazione esattamente nel centrale, che sia una penetrazione laterale che va sul centro o una penetrazione laterale che attacca il fondo. Quindi probabilmente anche cose che naturalmente conoscete già. Credo che però questi elementi siano elementi fondamentali per avere e un gioco di squadra e soprattutto avere la capacità di condividere la palla, sapendo quando c'è un'iniziativa del proprio compagno dove ho la possibilità di avere un passaggio di uscita. Quindi non si tratta assolutamente di schemi, non si tratta assolutamente di chiamate, ma si tratta semplicemente il codificare delle situazioni. Secondo il mio punto di vista, alla fine tutte le collaborazioni poi vengono fuori da queste tre situazioni: uno contro uno, a giochi rotti, una palla in pivot basso, quello che succede in uscita da un pick and roll. Detto questo, gli spazi che nelle mie squadre si vanno ad occupare ogni volta durante le penetrazioni o comunque dell'iniziativa di un avversario, le riassumiamo spesso in tre posizioni principali, che sono l'angolo, prolungamento del tiro libero fuori dai tre punti e la posizione centrale, così come succede naturalmente dalla parte opposta. Cerco di andare abbastanza velocemente per riuscire poi a comprimere e magari riuscire a lasciare spazio anche a qualche domanda, se ce ne sarà. Mi servono due giocatori in campo, magari due piccoletti, è lo stesso, due giocatori in campo. Dai, Andrea no. Te vieni in campo, prendete una palla e un altro dalla parte opposta. La riga bianca, tiro libero è questo. Mi serve un altro giocatore. Di là. Prolungamento del tiro libero fuori dai tre punti. Ok. Poi mi pronti con altri due, un altro con una palla, senza fare troppo lunga.
l'iniziativa, dimmi il nome, di Andrea? Daniele, capito subito, ok. L'iniziativa di Daniele è quella di giocare il suo uno contro uno, non si preoccupa di dover giocare un passaggio, quindi la sua iniziativa sarà nel battere il proprio difensore ed attaccare per battere il proprio difensore. Lui però dovrà sapere dove e come si posizionerà il suo compagno sulla sua iniziativa. Questa è naturale, credo che è una cosa che fate in moltissimi, la penetrazione, attacchi per andare a tirare, mentre lui attacca te vai a occupare dalla linea laterale, dai tre punti, prolungamento del tiro libero, vai a preoccupare l'angolo per questo scarico se te non hai un tiro, ok? Dai, velocemente e andiamo. Pronto poi con un altro giocatore, fai una penetrazione, lasciamo stare tecnica di passaggio mano esterna, andiamo su cose più avanti, vai. Penetrazione, ok, torna indietro. Bene, adesso stanno giocando, giocano, penetrazione, fanne un'altra. Torniamo indietro, facciamola un pochino più da giocatore di pallacanestro, un pochino più dinamica, via, boom, penetra e scarica. Bene, ok, molto velocemente, adesso gioca tutte le penetrazioni per passare la palla, mi sembra, è chiarissimo. State eseguendo l'esercizio, in realtà come vi ho detto questa è un'iniziativa di uno contro uno, lui sta battendo il proprio giocatore, deve solo sapere che sia a giochi rotti o non a giochi rotti dove è posizionato il suo compagno, lui si posiziona e corre nell'angolo mentre la penetrazione accade, non prima, torna indietro, viene un altro giocatore, senza palla grazie, mettiti qua in mezzo, quindi si è detto tre punti fuori dal prolungamento del tiro libero, centrale. Stessa cosa, ti attacchi per andare a tirare, difensore che viene a aiutarti, lui gioca dall'ala all'angolo, te corri per andare prolungamento del tiro libero fuori dai tre punti, prolungamento del tiro libero fuori dai tre punti, ok? Vi muovete tutti insieme sulla sua iniziativa, proviamo a fare, via, ok, torniamo indietro, perfetto. Da questa situazione facciamo la stessa cosa, soltanto che nel momento in cui te penetri, scarico, non hai il tiro, una finta di tiro e non è strapessa a lui per tirare, ok? Ti fermi in pivot basso, vai, boom, boom, bene, torna indietro. Facciamo la stessa cosa sulla tua iniziativa per andare a tirare, il suo scarico, non c'è il tiro, ti riposizioni palleggiando a risalire, quindi dall'angolo ti riposizioni a risalire e ritorni alla posizione iniziale. Vai. Ok, stop. Te continua a seguire la penetrazione. Vi muovete tutti insieme, eh? Naturalmente poi ci sono i giocatori interni che li metteremo e gli altri giocatori. Vai. Torna indietro. Facciamolo correndo, correndo. Mentre lui penetra, te devi andare a occupare quella posizione lì. Via. Boom. Salire e prosegui a occupare quello spazio lì, non l'hai presa, prosegui e tu ti riposizioni sempre in queste tre posizioni, ok? Proviamo a farlo in maniera un pochino più dinamica, te penetri per tirare, scarichi, ti non hai il tiro, non hai l'extra pass, ti riposizioni a salire, via, boom, lì e scegli il passaggio, perfetto, e tiro, ok, bravissimo, torniamo indietro. Bene, spostiamo questi due giocatori, uno a 45 e uno nell'angolo. Adesso abbiamo angolo occupato e 45 gradi già occupati, quindi naturalmente questo movimento di riposizionamento non sarà possibile farlo. Ogni volta che ti giochi il tuo uno contro uno da questa posizione avrai comunque l'uno contro uno per finire, comunque lo scarico nell'angolo, ma se è già occupato l'angolo per te è obbligo tagliare. Ok? Quindi appena c'è questa penetrazione te avrai questo scarico ma anche lui in taglio per servirglielo prima di superare il ferro, ok? Quindi vai per tirare, giochi lo scarico magari a lui in taglio, via, boom, e andiamo, ok, passaggio schiacciato, la tecnica e tutte queste cose, se giochi l'angolo la continuità è la stessa, adesso scegli il passaggio, vai per tirare, passaggio, ok, e tiro, e regali, torna indietro, bene. Facciamo ancora. Vai. Lì, ok, non ti fermi mai,
non ti fermi mai e occupi uno spazio libero. L'obiettivo è sempre quello di dilatare il campo, aprire il campo e occupare tutti gli spazi del campo, non di chiudere il campo. Facciamo la stessa cosa? Bene, ok, torniamo indietro. Mettiamo adesso la stessa cosa, penetrazione, scarico, non la ricevi, rigiochi a riposizionarti, te giochi il taglio e te giochi ad andare. Quindi ti riposizioni sopra ancora come hai fatto precedentemente. Vai. Ok, avanti, boom, e lo scarico. Bene, torna indietro. Andrea, vieni. Ok, piccola premessa di squadra. Il nostro numero, diciamo 4, ala forte, sarà un giocatore con capacità di tiro da tre punti, con capacità di mettere la palla a terra. Ok, questi sono due elementi che cerco sempre nelle mie squadre. Il nostro numero 5, giocatore naturalmente che ha qualità di gioco spalle, ma anche qualità di aprire il campo fino ai tre punti, non lo so, se magari ci la dà anche un tiro da tre punti va bene anche quello. Naturalmente il nostro giocatore interno potrà essere posizionato o sul lato forte, come in questo caso, sopra l'attacca grande, non la riceve adesso, ok? Oppure potrà essere posizionato sul lato debole. Immaginatevi il nostro numero 4 che presumibilmente sarà fuori dai tre punti e poi magari ce lo mettiamo anche. Torni qua. Stessa situazione. Non riceve, tre quarti, marcato davanti. Te giochi il tuo uno contro uno. Ricordo ancora che non è una situazione di uno schema, è soltanto Daniele, giusto? Che batte il suo giocatore e batte uno contro uno. Devi solo sapere qual è la tua situazione e dove sono i tuoi compagni. Quindi sull'uno contro uno, e torniamo 45 e punta, per favore. Bene. Sulla tua iniziativa di uno contro uno, lui muoverà i piedi, lavoro di piedi, tutto quello che volete. Mentre attacchi, giochi dietro la linea della palla qua. Due punti, due punti. È il numero 4, è un numero 5 che tira. Io dico sempre, fino a dove avete raggio di tiro? Fino a dove volete sviluppare i giocatori? Fino a dove volete farli arrivare? Perché per me arrivano fino a qua. Prendiamo anche un tiro da tre punti col numero 5, certo, se ha possibilità. Tessitori, uno che può aprire il campo fino a tirare. Ripeto, la sua è un'iniziativa, voi seguite la penetrazione, giochi lo scarico, ricordi che è angolo profondo, senza extra pass ti riposizioni, l'area è libera, non hai ricevuto, giochi ancora un extra pass e giochi ancora qua per ricevere questo passaggio, la palla arriva dentro e giochi una finta e chiudi. Chiaro? Muovi velocemente i piedi dietro la difesa. Questo è il nostro numero 5. Proviamo a fare. Boom, penetro, scarico, riposiziono, lì, sponda. Ok, e finiamo. Torniamo indietro. Facciamo la stessa cosa, solo che l'extra pass lo giochi a lui. Ok? Quindi occhio, perché se non lui, se non si riposiziona in palleggio, dovrei occupare uno spazio dopo la penetrazione. Se lui non si riposiziona e non risale, ok? Chiaro? Te penetri, lui non risale in palleggio, quindi te dovrai stare in una posizione dove non dai fastidio, giusto? Quindi magari sarà un pivot basso, credo. Te fai lo stesso movimento, ok? Vai. Boom, extra, area e apri il campo. Se te apri il campo dopo che non l'hai, è molto contento, te penetri per tirare, non tiri, scarichi, un secondo per giocare in pivot basso, appena vedi che la palla vola, te prosegui perché l'area non è più tua, giusto? E vedrai che se te segui qua, lui di iniziativa andrà a aprirsi. Solo l'idea di occupare gli spazi dalla tua iniziativa, non c'è altro, non stiamo parlando di schemi, è solo la tua iniziativa, gli altri devono sapere dove vai, vai. Boom, scarico, lì, ok, ci riposizioniamo senza quel palleggio e finiamo. Benissimo, mettiti sul lato debole. Facciamo la stessa cosa. Adesso, sulla sua iniziativa, giocherai naturalmente, bravissimo, cosa che hai già fatto, a rubare il centro per finire. La palla si muoverà e dopo hai l'area per giocare, perché qui non c'è nessuno, il nostro numero 4 è fuori dai tre punti. Ok? Vai. Boom, grande palla, vai, facciamo ancora, vai. Gioca per tirare, non per passare. Bravo, due punti e un assist, vai, rifacciamo. Vai, via.
Scarico lì, bene, ok, vai. Adesso attenzione, 45 angolo, guarda che dovrai occupare molto spazio perché dietro a te succederà qualcosa, Andrea. 45, prolungamento del tiro libero fuori tre punti, è importantissima la posizione, importantissima, perché ci può essere comunque una posizione intermedia del numero 4 che sta qua, ok? Guarda cosa succede e scegli, vai per tirare, ok, stop, come ti chiami? Davide, cosa devi fare? Angolo pieno, bravo. Andrea, tanta strada, tanta strada, tanta strada, esatto, ok, e ci ripeto, bravissimo, ok, quindi intanto andiamo a uno contro uno di iniziativa, fondo, fondo, di iniziativa, occupiamo lo spazio con il nostro numero interno, con il giocatore interno, tranquillamente può essere anche il numero 4 se è un giocatore molto interno, e questa è la collaborazione, perfetto, tutto chiaro immagino fino a questo momento, cose che immagino abbiate anche già visto e fatto. Andrea, per cortesia, seduto. Bene, anche Davide. Per semplicità facciamo con due giocatori. Bene. Stasera stamani tiri un sacco. Boh. Bene, quando l'iniziativa, lui gioca uno contro uno, naturalmente batte il suo giocatore, che sia giochi rotti, che sia d'iniziativa, lo batte in mezzo. Ok? Il segnale per lui è muoversi contro la penetrazione a occupare la posizione successiva, ok? Quindi la tua iniziativa è sempre per andare a tirare, lo scarico sarà flip sopra la testa, queste sono cose che poi insegnerete, svilupperete e andrete, non cambia niente, te giochi uno contro uno, anziché battere il fondo attacchi il centro qui per tirare, lui si muove dietro all'aiuto del suo uomo e vedremo poi perché, e giochi questo scarico per farlo tirare, ok? Prova a fare questo passaggio qua, te vai per tirare. Boom, è il tiro, torniamo indietro. Naturalmente come prima non ti fermi e occupi per adesso uno spazio libero che poi ti sarà più chiaro dove sarà quando metteremo i giocatori. Okay? L'importante è che tu giochi sempre la tua iniziativa per andare a tirare, non per passare la palla. Ok? Vai. Beh, ancora. Vai. Beh. Daniele, Davide, scusa, un po' rincoglionito, vieni. Davide, stessa cosa, sempre 45, prolungamento del tiro libero in mezzo qua, è lui che penetra. Ok, andiamo un po' più veloci, se no. Ok, stessa roba, vai per tirare, lui gioca la penetrazione centrale, te gli giochi dietro e te giochi a coprire là. La mia idea, la nostra idea con Gianluca è quella che su tutte le penetrazioni centrali, diciamo da una posizione difensiva in questo modo, dove lui attacca decisamente il centro per andare a tirare, la reazione di ogni difensore è questa, istintiva o non istintiva, codificata o non codificata, tutti sono attratti dalla palla. Ieri ultimo canestro di Teodosic, per fare un esempio, ma al di là di questo, penetrazione, se lui è in bravo a dilatare questo spazio dietro, a costringere l'ultimo di lato debole che probabilmente sarà già qua per la posizione di rispetto della palla e a muoversi dietro, comunque si prende un vantaggio col passaggio di scarico e soprattutto con un extra passaggio, se non immediatamente un tiro, se il movimento degli esterni è contemporaneo e mentre la penetrazione avviene. Questa è la mia e la nostra convinzione. Vai. Boom, extra pass e tiro. Bene, ricordati che deve arrivare prolungamento del tiro libero, tre punti. Dovete correre per centro, prolungamento dei tre punti, tiro libero. Vai. Boom. Lì, extra e prendiamo. Bene. Facciamo ancora. Angolo, angolo e 45. Stessa roba. Bene, boom, angolo. Perfetto, torna indietro. Gioca sempre le penetrazioni per andare a tirare, non per passare la palla. Se uno contro uno c'è il tuo giocatore, anche da palleggio vivo, e giochi uno contro uno. Via. Per tirare, la scarichi, non star fermo e occupi uno spazio. Perfetto. Torniamo indietro, centro e 45.
Adesso decidi, giochi uno contro uno dove vuoi, o fondo o centro. Facciamo sempre penetrazione, scarico, extra pass, tiro. Ok? Boom, boom. Ok, perfetto. Vai. Via. Lì, extra, bene. Bene. Ok, ci siamo. Ok, mettiamo dentro Andrea. Lato forte. Penetrazione centrale. Stesso discorso di prima. Davide. Daniele, scusa, prima o poi ce la faccio. Sulla sua iniziativa di penetrazione centrale, loro si muovono dietro. Lui, per la sua qualità di tiro, giocherà ad aprire il campo fino a dove ha raggio d'azione. Quindi due punti, mezzo angolo, in base a come sarà la spaziatura, in base a come sarà il suo raggio di tiro. Quindi da questa situazione qua, appena lui penetra sul centro, ti apri il piede perno e sei pronto da lì a prenderti un tiro che puoi prendere. Fino a tre punti, numero 5, decisioni vostre. Fino a tre punti, numero 4 sicuramente. Ok? Quindi adesso giochi penetrazione centrale, voi mi muovete contro la penetrazione, ok? Partite pure angolo 45 e giochiamo uno scarico o a un esterno o al mezzo lungo per tirare. Via. Ok, ancora. Lasciamo passaggio, mano esterna, tutto quello che è. Mano interna, vediamo quello che succede. Vai. Boom. E andiamo. Bene, state qui in ala e centro. Bene. Lato debole. Andiamo velocemente, se no non riusciamo a fare la stessa cosa e penetri sul centro. Adesso, penetrazione centrale. Gli esterni si muovono contro la penetrazione. Considerate che può esserci... No, sicuramente ci sarà un altro giocatore e probabilmente sarà il nostro numero 4 che è fuori dai tre punti, quindi sarà un altro che si muoverà contro la penetrazione e gioca esattamente le stesse spaziature degli esterni. Da questa penetrazione centrale, ok, ci sono due situazioni. La prima è che l'aiuto venga molto alto sopra, diciamo, lo smile, quindi potrai o buttarli una layup e Andrea schiaccia al volo, oppure un passaggio mano esterna schiacciato, oppure, perché poi vedremo cosa succede anche dall'altra parte, muoverti molto rapidamente a banana dietro all'aiuto, esatto, quindi hai questa possibilità, questo se l'aiuto è molto alto. Se l'aiuto, adesso facciamo fatica a riproporre tutto, ma se l'aiuto invece viene in penetrazione molto verso il ferro, bravissimo, già da solo ti sei aperto verso il mezzo angolo per prenderti un tiro perché è il tuo tiro, ok? Quindi adesso facciamo un paio di situazioni dove una volta fai una roba solo per simulare e voi mi muovete. Adesso facciamo solo scarico per il lungo. Ok? Via. Vabbè, se li mandi quello è per schiacciare, se no niente. Via. Muovi i piedi. Ok, magari con la mano sinistra. Va bene. Adesso giochiamo un passaggio per gli esterni sulla stessa penetrazione. Via. Non star fermo, Andrea. Non si torna indietro, ancora. Dov'è lo spazio libero? E vai di là. L'obiettivo è aprire il campo e occupare gli spazi. Non è uno schema, non si torna indietro. Te vai per tirare, vai per tirare, vai per tirare! Ok, stop. Andrea, sei rimasto fermo, hai fatto niente. O ti apri nel mezzo angolo, o giochi a chiudere una schiacciata, o ti muovi dietro. Facciamo che ti muovi, quando lui penetra sul centro ti muovi dietro. Via. Bene. Passaggio. Extra e prendiamo un tiro. Bene. Daniele, facciamo la stessa cosa, adesso decidi. O penetrazione centro o penetrazione sul fondo e loro giocano. Penetrazione scarica e un extra pass. Via. Boom, extra, boom e andiamo. Perfetto. Ok, ancora. Andre. Penetrazione fondo, subito giù, per il semplice motivo che se fai quello, dietro di te c'è un giocatore che copre l'angolo. Via. Bene. Subito a risalire.
Andiamo angolo e 45. Angolo e 45. Andrea sempre lì. Sul fondo, fondo. Via. Taglio, passaggio. Bene, schiacciato mano intero. Vai, facciamo l'ultima. E andiamo. Ok, diciamo che andiamo avanti. In mezzo la palla a Davide. Davide, Daniele, Francesca, Andrea. Bene. Penetrazione centrale, che sarà sicuramente o un po' più a sinistra o un po' più a destra con il lungo che sarà posizionato o in quella posizione o nell'altra posizione. Quello che noi chiediamo è, su questa iniziativa di uno contro uno, per il lungo è lo stesso discorso. L'aiuto è molto alto, gioca dietro la difesa o per una schiacciata o per occupare lo spazio opposto contro l'eventuale rotazione. L'esterno che è 45 fuori dai tre punti, su questa iniziativa non si dovrebbe fare un aiuto di lato forte, viene un pochino verso di me, non si dovrebbe fare una rotazione di lato forte, ma spesso succede, si muove dietro fino al prolungamento del tiro libero, il gomito là, ok? Quindi questo passaggio, ok? Vai, proviamo. Ok, torna indietro, gioca per andare a tirare, non è uno schema. Te vai per un gioco, vai a tirare, vai da sotto a tirare, vai a tirare, stop, vai a tirare, tira, devi penetrare. Loro si muovono perché te giochi uno contro uno, gioca uno contro uno, vai a tirare, lì, benissimo, bravissimo, così. Devi solo sapere dove sono loro, capisci? Muovi la palla a lui, muovi la palla, attacca. Ok, ancora. Ancora. O penetri te o la passi a lui. Fondo, penetro, scarico, extra, sali. Non star fermo, non star fermo. Vai, facciamo ancora. Bene, penetra, vai, penetra, vai. Lì, è ancora in aria Andrea, eh. Ce ne sono quattro fuori, te apri il campo per un attimo per tirare, la palla vola, tutta l'aria è tutta tua. Qui abbiamo un altro giocatore esterno che gioca da esterno. Bene, ok, andiamo avanti velocemente. Palla qui a buonanotte, Daniele. Bene, indovinato. Ok, naturalmente i giocatori poi danno delle letture diverse e qui è importante prendere le letture che danno i giocatori, ma ci sono delle eccezioni, delle volte molto velocemente, molto spesso, no, delle volte. La difesa è una buona difesa, quindi la penetrazione, soprattutto quella centrale, non è esattamente dritta al ferro, ma molto spesso la difesa tiene un palleggio di scivolamento, quindi andando verso, e l'obiettivo è aprire il campo, questa è un'eccezione in cui tutti si spaziano per lo stesso obiettivo di aprire il campo, ok? Quindi non è per forza questo, ok? Ma per forza invece reagire a quella che è l'iniziativa di uno contro uno da parte di questo attaccante in base allo spazio e in base alla difesa. Più la penetrazione è dritta e più forziamo questo aiuto in lato forte, più ci muoviamo dietro. Se invece è verso, dobbiamo comunque aprire gli spazi e aprire il campo. Diciamo che da questo poi, naturale che abbiamo visto le collaborazioni, ci sono domande? Bene, vi vedo già abbastanza addormentati. Bene, ok. Il passo successivo è collaborare quando la palla è in pivot basso. Abbiamo detto che questo nasce da iniziativa di uno contro uno per attaccare l'area e lo vogliamo fare prima possibile, nel miglior modo possibile, più velocemente possibile. Da situazioni di uno contro uno a giochi rotti, situazioni di pick and roll, date una botta a Pino perché si è addormentato. Situazioni di uno contro uno o palla in pivot basso. Ok, devi fare il pivot basso adesso. Mi serve un altro in campo. Molto velocemente vi faccio vedere le cose che... Andrea, qua. Lato debole. 45 angolo. Adesso mi fai il numero 4. Bene. 4 e 5 spesso facciamo stessa collaborazione. Tutto quello che facciamo è solo per dare il tempo a Daniele o ad Andrea di giocare il proprio uno contro uno. Quindi tutto a me piace coinvolgere più giocatori possibili. Non che tutti stanno fermi. Lo stare fermi naturalmente viene utilizzato in situazioni particolari, che se volete poi ne parliamo. Un esterno che gioca un mismatch, Hackett contro Napier, fermi, aspettiamo gli aiuti, giochiamo sugli scarichi. Situazioni di raddoppio, situazioni particolari di raddoppio dal centro, raddoppio dal fondo. Se non sono queste situazioni, o squadre che spesso giocano molto zonate quando la palla è in pivot basso, se non è questo,
cerchiamo di collaborare con 5 giocatori su quello che può succedere quando la palla è in pivot basso. Quindi diciamo che lavoriamo, poi mettiamo insieme le due cose, e la terza è la collaborazione sul pick and roll, che vi farò vedere velocissimamente. Ok, la palla arriva in pivot basso, bene, torna indietro, dagliela magari schiacciata, mano esterna, lì, vabbè, dai, diciamo che è andata bene. Ok, quando hai te, adesso giochi il tuo uno contro uno, quindi adesso ti diamo il tempo di giocare il tuo uno contro uno, ma devi sapere cosa ti succede alle spalle. Per noi sempre, con la palla lì, uno split di lato forte, prolungamento del tiro libero, piede esterno sulla riga dei tre punti per far tirare, in base al raggio di tiro, questo giocatore. E te giochi questo split per andare a tirare, non per trasferirti. È chiaro? Quindi Andrea, colpisci, lui va, vai. Appena lui passa, in ogni caso cambia angolo di blocco e poi vediamo cosa succede. Nel frattempo ti hai il tuo uno contro uno. Il lato debole sta, ma ha solo la libertà e l'iniziativa di poter giocare di taglio mentre la palla sta andando dentro. Quindi se quando la palla ce l'ha Tommaso, la palla vola dentro, questo giocatore è molto attaccato, adesso può tagliare, non prenderla, rimpiazzare e tornare, perché qui succederanno altre cose. Ok? Adesso facciamo che la difesa sbatte perché Andrea fa un gran blocco e questo è un tiro aperto da tre punti. Magari fai un passo verso per preparare il blocco verso di lui. Ok? Palla dentro, via, boom. Ok? E riandiamo, torna indietro. Andrea, vai a colpire lui nel cilindro un po' più avanti. Un passetto qua, un passo avanti oltre qui. Ok? Vai. Via. Ok, torna indietro. Molto velocemente, va bene. Palla dentro. La difesa che taglia questo blocco, sali per tirare. La difesa taglia il blocco, riblocchi ancora, ok, con l'altro perno, e qui per tirare ancora, fuori dai tre punti. Quindi difesa che taglia il blocco, riblocchiamo, angolo più basso e andiamo per tirare sul riblocco. Ok, mi serve, cambiamo posizione, vai di là, te cambia con lui, vai. Bene, facciamo la stessa cosa. Vai. Boom, lì, sotto e andiamo. Ok, torna indietro. Naturalmente te hai il tempo, intanto non è obbligatorio passare perché è il tuo uno contro uno. Ok? Quindi puoi giocare uno contro uno mentre loro fanno questo. Non è obbligatorio passare la palla fuori. Se è un passaggio buono lo prendi, altrimenti facciamo questa cosa per darti il tempo di giocare uno contro uno, non per fartela passare. Ok, la difesa, passaggio. Colpisci, la difesa ti insegue e passa con te. Adesso hai due possibilità: se lui è molto in ritardo puoi rubare questo, se invece continua a star con te perché non è in ritardo blocchi il successivo. Te fai sempre la stessa cosa, blocchi e riblocchi. Ok? Diciamo che adesso sta con te, quindi prosegui e vai a colpire il successivo. Prolungamento del tiro libero 45, un po' più alto, lì, vai. Boom. Per tirare, ancora. Ok, cerchiamo di farlo un po' più rapidamente perché poi c'è taglio e rimpiazzo dal lato debole. Un po' più rapidamente, dentro, colpire, non la prendi, boom, boom. Ok, torna indietro, rifacciamo. Va bene. Davide, beh, ce la farò. Davide, quando poi vedi che lui viene a bloccare, comincia a prepararlo questo blocco. Adesso, su questo blocco che colpisci qua, vieni. Probabilmente la difesa cambia e batti il cambio. Se lui batte il cambio, bravissimo, muovi il sederone là. Ok? Mettiamo insieme queste cose. La difesa sta con te, colpisci, batti il cambio e andiamo. Vai. Boom. Lì. Ok. Andiamo. Dai, vai a colpire Andrea, vai a colpire Andrea. Ok, bene, non ti allontanare. Andiamo avanti. La palla, Daniele, la palla non la dai dentro, la dai a Davide che arriva.
dai Davide che arriva, Andrea non andare troppo lontano, è per questo che devi star qua, te fai tutto con un passo massimo due, quando la palla però arriva te continui e lo vieni a colpire qua, rolli e apri il campo da tre punti, ci siamo? Rolli per ricevere e schiacciare, vai, vai, colpisci, boom, colpire, batti il cambio, lì, pick and roll, rotolare e andiamo, bene, facciamo questa stessa cosa, la facciamo ma, Daniele, Davide, quando giochi il pick and roll, mi fai una cortesia, penetri profondo in mezzo per andare a tirare, se lui penetra così profondo, te gioca molto dietro a questa penetrazione, se lui gioca molto dietro a questa penetrazione, devi venire a sprintare subito, te sai che giocheranno il piccolo, quindi questo lo puoi far subito, ma appena vedi che inizia sprinta e porta via l'aiuto come se tu fossi prima penetrazione centrale, mettiamo insieme le due cose, palla, split, colpire, lì, pick and roll, salire, stop, oh, che penetrazione, torna indietro, Andrea vai fuori dal campo, gioca qui, vai fuori dal campo, stai là, gioca la penetrazione qui, senza il pick and roll, stai là, penetra in mezzo, che penetrazione è, centrale o no? Quindi, beh, quello che vi dicevo prima, tre situazioni, giochi rotti, pick and roll, palla dentro, sono tutte uguali, vai, colpire, penetra, aprirsi dietro, bene, riusciamo a correre occupando angolo, ala, penetrare, scaricare e fare un extra pass, voi che vi muovete dietro dall'angolo, angolo, solo lui prepara il blocco. Lì, extra, e tiro, aria dentro Andrea, bravissimi, perfetto, bravi, molto bene, bravissimi. E giocate solo di iniziativa, non stiamo giocando schemi, mi raccomando, questo è molto importante. Adesso fai la stessa cosa, decidi te, la difesa te lo taglia, torni indietro, la difesa non te lo taglia, vai a colpire, oppure batti il cambio, oppure resti, ok? Mettiamo insieme queste due cose, vediamo cosa succede. Bravi, molto bene, vai, facciamo un passettino avanti, sì, poi chiudiamo, bene, un passettino avanti, naturalmente te sei il nostro numero 4 con capacità di palleggio, tutti gli esterni che ti arrivano giochi un passaggio consegnato per il primo esterno che ti arriva, che sia lui, la palla ti va dentro, te giochi il tuo uno contro uno, non ce l'hai, sai cosa succede alle tue spalle, giusto? Ti arriva un esterno di lato forte, anziché passargliela, gliela porti di consegnato. Andrea, se la porta di consegnato, per te è il segnale per fargli un flare, quindi passaggio consegnato, dentro lo spigolo lì, e giochi questo flare per ricevere. Vediamo poi cosa succede. E ci fermiamo con palla qui a te. Ok? Mettiamo insieme le cose. Te puoi tagliare solo se la palla gli arriva mentre lui ti arriva. Quando la palla ti arriva metti gli occhi sulle spalle. Giusto? Vai. Esatto, infatti è stato fermo. Bene, vai. Lì, flare. Bene, per tirare. Benissimo. Adesso, lui giocatore che sa giocare con la palla in terra, la palla la prende, non tira, giochi un pick and roll con lui per forzare un cambio. 4 e 5, giochiamo insieme, cambio, sponde per battere il cambio dentro per te. Ok? Vai, boom, colpire, lì, andare, flare, non c'è tiro, vieni Andrea, gioca con lui. Bene, 4 e 5, io aspetterei, magari c'è un cambio, giochiamo le sponde per metterla dentro. Va bene? Questa naturalmente è una scelta che farete in base alle caratteristiche dei vostri giocatori. Più semplicemente di questo invece, palla dentro, split, torna indietro, riblocco, dribble and off, vai a colpire per il flare, palla sopra il numero 4, gioca di backdoor, ribalta per un pick and roll, Andrea sali fuori dai tre punti, boom, backdoor e andiamo, ok? E andiamo questa continuità qui. Perfetto, bravissimi. Ok, torniamo indietro. Bene.
Mettiamo Andrea dentro. Col numero 5, spalle a canestro, la nostra collaborazione cambia pochissimo, anzi direi che è quasi la stessa se non per la continuità. Naturalmente con la palla in pivot basso, questo è il tempo per Andrea per giocare il suo uno contro uno. Questo è il tempo dello split di Daniele, Daniele, ho indovinato. Bene, su questo rescreen te puoi fare la stessa cosa, ogni tanto puoi anche andare e rubare e proviamo a fare questo e te vieni di successivo, ok? Su questa uscita, se non hai l'uno, se c'è il passaggio, comunque il pick and roll è uno step up tuo dal fondo, te stai sempre a aprire il campo, sempre a aprire il campo. Questo è il roll, sta in angolo là, questa è la penetrazione fondo, bravissimo. Questo è il taglio, bravo, quello è il rimpiazzo, quello è l'angolo coperto. Ci siamo? Bravissimi. Facciamo questo esattamente come avete fatto. Split, tornare, passaggio, step up, penetrare, taglio. Ah, bene. Andrea, questo taglia. Bravo, quindi te segui, magari lui taglia profondo, te puoi stare qui a prendere questo scarico, eh? Vabbè, diciamo che va ben così. Torniamo indietro. Un step successivo. Facciamo la stessa cosa. Passaggio e scegli la soluzione. Riccioli, se lui ricciola torni te. Ok? Torna indietro. Appena succede questo, il primo esterno che ti arriva, vai a giocare un passaggio consegnato e poi prosegui per il numero 4. Ok? Proviamo. Palla dentro. Boom. Split, ecco il successivo, vagliela a portare, blocca per lui, ok, stop, no, lui blocca, te sei quello che sa mettere la palla a terra, te apri il campo fino alla punta, lui fa il consegnato, viene a colpirti per tirare, non tiri, pick and roll 4-5, ok? Apri il campo Daniele e gioca con Andrea, sponde, sponde per la palla dentro, molto bene. Bene, bravissimi. Ok, torna indietro. Scegliete una soluzione voi. Vai. Bene, dove dovevi stare te? Rifacciamo, dai. Bene, torna indietro. Mettiamo dentro Daniele. Andrea qua sopra. Facciamo che la difesa taglia, blocca e riblocco e finiamo. Uno contro uno, non lo giochi. Molto spesso quello che succede su questo passaggio è l'arrivo del pick and roll, è la difesa che forza sul fondo. 9 volte su 10. Ripeto, l'obiettivo è il suo uno contro uno, impegnare 4 giocatori per il suo uno contro uno. Se questo succede, questa è la reazione contro il lungo che fa fondo, muovila immediatamente a lui e gioca di backdoor e vai a colpire il successivo. Ok? Quindi arrivi, riconosci, scappi e vai a bloccare di là. Ok? Proviamo a fare. Difesa che fa fondo. Boom, 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 lì. Ok, devi prendere la palla. Mettiamo un difensore, un blu. Mettiti qua. Quando lui va a fare il pick and roll, faccio io. Vai, palla dentro. Blim, blim. Ok, stop. La difesa fa questo, chiama fondo, il tuo giocatore, bravissimo. La prendi, ribalti e fai quello. Ok? Separa questi due tempi. Prima vieni a colpire e poi vai a allontanarti. Scusa. Ok, e andiamo a colpire dalla parte opposta con la difesa che forza sul fondo. Ultima cosa, e stavolta finisco davvero, palla dentro al numero 5, cosa che succede spesso. Sappiamo che la difesa è molto flottante, l'abbiamo trovata 1000 volte. Sappiamo che sul nostro numero 5, Watt,
tanti sono gli aiuti, molto spesso con palla dentro al numero 5 giochiamo un blocco in allontanamento, quindi capovolgiamo assolutamente la situazione che abbiamo visto adesso, e quello di lato forte che ha passato la palla gioca solo per riposizionarsi contro l'aiuto del proprio difensore, te invece giochi un blocco diagonale per l'esterno che potrà, mentre la palla vola, tagliare e colpire te il successivo. Dopo il blocco comunque apriamo, perché l'obiettivo contro gli aiuti, che siano raddoppi o no, è quello di lasciare, ripeto, l'iniziativa di uno contro uno, che poi però si connette assolutamente quando non gioca uno contro uno, colpisci, la palla viene sopra e lui gioca uno contro uno e voi mi muovete come abbiamo visto prima, voi dietro, te aprire il campo, ok? Proviamo a fare blocco diagonale e la palla sopra per tirare o per penetrare e finiamo. E regali, perfetto, ok, stop, bravissimi, molto bravi, bravi, bravissimi. Ok, io avrei concluso, anche perché dopo c'è Gigi e non vorrei che mi desse tecnico prima di iniziare, esatto, e se avete però, se avete domande o curiosità sono a disposizione. Grazie mille. No, c'è una domanda, fermati. Puoi mostrare con difesa il taglio da 45 gradi sul lato debole? Sì. Daniele. Attacco. I due di prima, dai. Davide. Due giocatori blu. Mettiti rosso. Tu rosso. Non c'è sotto, che c'è? Bianco, vai. Ok. Non so chi ha fatto la domanda, ma al di là di quello, questo taglio è fatto solo quando il giocatore è in questa posizione qua, quindi la lettura è dell'attaccante, perché se il giocatore è già in questa posizione sulla sua iniziativa e l'angolo è coperto, lui non taglia, perché su questo aiuto fai lo scarico, muovi subito l'extra pass, questo è un ritardo da battere. Quindi torna indietro Daniele. Diversamente, come c'è questa penetrazione e lui gira la testa, lui gli muove dietro la schiena per rubare questo taglio. Ok? Penetrazione al centro, hai detto che sull'aiuto, sullo stunt, tutti gli esterni, voi gli esterni a fare ombra, si può vedere con difesa? Fare ombra? Non ho capito, fare ombra? Che sull'aiuto fare ombra. Voi gli esterni a fare ombra Vabbè. Ok, Daniele, vieni qua. Andrea, vai in attacco sul pivot basso. Lui, diciamo, non importa il difensore perché batte il proprio uomo. Mi serve un difensore contro Andrea, un blu su Andrea, un coraggioso blu contro Andrea. Bene, diciamo che la penetrazione è verso questi giocatori. Uno contro uno, ha battuto decisamente il proprio uomo. Andrea, lui viene ad aiutarti, muoviti dietro. Questo è l'aiuto di lato forte, questo si muove dietro, su questo è un passaggio, probabilmente a questo giocatore, 45 gradi, dopo il passaggio gioca in angolo. Se questo è il passaggio, lui ha possibilità di tiro, di attaccare, di muovere di extra pass, perché la palla dal lato debole probabilmente impegnerà l'ultimo di lato debole da questa parte. Posto? Perfetto, direi. Ok, io vi ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Grazie.